fiamme sulle colline del Compitese, primo incendio stagionale a San Giusto di Compito, in azione due elicotteri della regione. Bandiere blu, poker versiliese, il riconoscimento per il mare di qualità è stato assegnato a tutti e quattro i comuni della costa. Cartelloni Summer, nuova polemica, stavolta le critiche sulla pubblicità del festival arrivano da Viareggio, dove è stato collocato un cartellone in piazza Mazzini che poi è stato rimosso. Una maratona di pianoforte, successo per la prima edizione di Piano Day, manifestazione promossa dalla Scuola Sinfonia di Lucca. Lo sport, la Lucchese torna al lavoro, domattina i rossoneri riprendono la preparazione in vista della seconda gara della Pool Scudetto con l'Ancona. Solita meravigliosa Virtus CR Lucca, grazie alla strepitosa prestazione di Pontedera nella prima fase di qualificazione, la squadra lucchese è a un passo dalla conferma nella Serie A Oro. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Sulle colline del Compitese sono tornate le fiamme, un incendio nei pressi di San Giusto di Compito, si sono levati in volo per arginare il rogo anche gli elicotteri della regione. Vediamo. Un vasto incendio ha interessato per tutto il pomeriggio il versante di San Giusto di Compito dei Monti Pisani. A dare l'allarme alcuni abitanti che hanno visto il fumo levarsi dal bosco di pini. Subito alimentato dal forte vento che soffia in questi giorni, l'incendio si è rapidamente propagato assumendo dimensioni preoccupanti. Nella zona non ci sono abitazioni, ma per scongiurare qualsiasi rischio sono stati fatti decollare due elicotteri antincendio, mentre da terra squadre di volontari della VAB e dell'Unione dei Comuni hanno cercato di circoscrivere le fiamme. Questo è il primo incendio della stagione nella zona, purtroppo da molti anni teatro di roghi per lo più dolosi. Le autorità ricordano che è vietato accendere falò o usare fiamme vive e, in qualsiasi caso di sospetti di incendio, di allertare la centrale operativa della forestale al numero 1515 o i vigili del fuoco al 115. Adesso parliamo di bandiere blu e mare di qualità perché anche quest'anno sono state premiate tutte le spiagge della Versilia. Il mare e le spiagge della Versilia si confermano da bandiera blu. Anche quest'anno infatti la Fondazione per l'Educazione Ambientale ha assegnato l'ambito riconoscimento a tutti e quattro i comuni costieri della nostra provincia, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi. La bandiera blu, si legge nella motivazione del premio, viene riconosciuta ai luoghi le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi 4 anni sono state effettuate dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. In Toscana si tratta dell'ARPAT. Quest'anno poi la Toscana è risultata seconda in Italia per numero di spiagge DOC. Se la Liguria infatti si conferma al primo posto con 20 località, quest'anno a seguirla è proprio la nostra regione con 18 bandiere blu, una in più rispetto all'anno scorso quando si piazzò terza grazie all'ingresso nella classifica di Marciana Marina all'Isola d'Elba. E adesso torniamo a parlare del Summer Festival, per la verità delle polemiche riguardanti i cartelloni pubblicitari del Summer, polemiche che stavolta arrivano da Viareggio dove è stato collocato un cartellone pubblicitario in piazza Mazzini. Premessa, chi scrive non è assolutamente contrario al Summer Festival, anzi, lo considera una manifestazione di prim'ordine che non può far altro che bene a Lucca e alla sua provincia. E nemmeno contrario alle scritte pubblicitarie collocate sugli spalti. Molto d'impatto, è vero, ma per un evento che merita di essere pubblicizzato degnamente. Ma quando alla nostra casella mail è arrivata questa foto inviata dall'ex presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini, non abbiamo potuto far altro che constatare quello che è, a nostro avviso, un enorme scivolone da parte dei responsabili promozione del Summer. Collocare questa struttura di tubi innocenti circondata da blocchi di cemento scrostati e scoloriti in passeggiata a Viareggio davanti a Piazza Mazzini e accanto alla statua del Burlamacco appare quantomeno di cattivo gusto. E sebbene il compito di vigilare su queste installazioni spetti alle amministrazioni comunali, a nostro avviso dovrebbe essere lo stesso Mimmo D'Alessandro a chiedere di toglierla, perché questa non è la promozione adeguata per una manifestazione come il Summer. Meglio niente, piuttosto che questo tipo di pubblicità, più consono ad una sagra paesana che non ad una manifestazione internazionale.
E alla fine, come ha detto anche Luigi Casentini, è stato meglio niente perché nel pomeriggio il cartellone è stato rimosso. Passiamo ad altre notizie di cronaca. La squadra anticrimine del commissariato di Viareggio ha notificato a un 39enne di Viareggio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale è stata disposta la misura della detenzione domiciliare. L'uomo, già sottoposto ad avviso orale del questore, deve scontare 11 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia, ingiuria, violazione di domicilio e molestia e disturbo alle persone. Tutti i reati commessi nei confronti dell'ex compagna a partire dal 2008. E adesso una notizia riguardante le elezioni. La campagna elettorale è entrata nel vivo anche a Vagli con la presentazione del programma elettorale della lista civica Armonia per Vagli, che vede come candidato sindaco Ottavio Antonio Baisi, lo vedete nella foto. Obiettivo della lista è la rinascita del territorio comunale nei suoi aspetti economico, sociale e turistico. Alla presentazione erano presenti il senatore Andrea Marcucci, le onorevoli Raffaella Mariani e Martina Nardi, i consiglieri regionali Marco Remaschi e Ardelio Pellegrinotti. Parliamo di musica protagonista a Lucca, la Scuola Sinfonia, con un'intera giornata dedicata al pianoforte. 12 ore di musica, una maratona sotto il segno del pianoforte. È stata un grande successo la prima edizione di Piano Day, l'iniziativa realizzata domenica scorsa alla Scuola Musica Sinfonia di Lucca. Un modo per aprire le porte della scuola a tutti, mostrando concretamente quello che rappresenta il punto di approdo dello studio del piano, cioè fare musica, suonare, esibirsi per il pubblico. Ma allo stesso tempo anche per stimolare e incentivare l'amore per questo strumento e indurre chiunque, senza limiti di età, a intraprenderne lo studio. E così nell'auditorium della scuola si sono esibiti ben 85 pianisti, dalle 10 del mattino fino a tarda notte. Giovani allievi che stanno muovendo i primi passi sulla tastiera, ma anche talenti e docenti. Innanzitutto è nato per gioco questo esperimento che abbiamo voluto organizzare qui a Sinfonia per contribuire a dare entusiasmo ai ragazzi a studiare uno strumento come il pianoforte, ma la musica in generale, creare entusiasmo in loro, creare entusiasmo in queste famiglie che oggi sono qua a condividere con noi questi momenti bellissimi per chi fa musica. Visto il successo, Piano Day promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative musicali lucchesi, perché, come recitava la locandina, pianoforte significa musica da Bach ai Queen. Alla fine ce l'hanno fatta i motociclisti enduro di Villa Basilica a diventare il primo club in Toscana che si occuperà anche di salvaguardia del territorio tramite una convenzione con il comune. Vediamo. Entusiasmo, passione per i motori e amore per la natura. Questi gli ingredienti che fanno del club enduro a tutta di Villa Basilica una realtà unica nel suo genere in Toscana. Nato quest'anno con già più di 100 iscritti, il club unisce infatti lo sport all'attenzione per l'ambiente ed ha raggiunto un'intesa con il comune di Villa Basilica proprio per la cura del territorio. Siamo il primo club Toscana enduro a aver stretto una convenzione con un accordo con il comune. Per il servizio di sorveglianza e monitoraggio del territorio come protezione civile e niente, siamo il club a tutta di Villa Basilica. Soprattutto gli enduristi terranno d'occhio i boschi di Villa Basilica in funzione di prevenzione antincendio, ma anche per portare aiuto alle persone disperse o in difficoltà. L'intesa con il comune è stata celebrata con una motocavalcata conclusasi sulle Pizzorne. Il club ha anche l'obiettivo di mantenere alto il ricordo di due cari amici che se ne sono andati troppo presto, Stefano Perini e Mario Flosi, conosciuto anche con il nome di Varichina. Prima di chiudere, vi ricordo che domani in regalo con il quotidiano La Nazione c'è la sesta scheda dell'antologia della lucchesità che vede come partner anche Noi TV. Nel nuovo fascicolo, in omaggio con il giornale, si parlerà di due proverbi e tradizioni. Per San Giovanni ruma la pasta e rinfresca i panni e a Fieragosto ci voleva il vino genuino. Chi avesse perso i primi numeri e la cartella raccoglitore può prenotarli al numero verde 8011 254. È tutto per la cronaca, adesso lo sport, subito dopo la pubblicità.